I Cus Cagliari presentano Casa Cus. Conduce Andrea Matta. Buon pomeriggio, benvenuti, bentornati. Questa è Casa Cuscagliari a Radiolina, prima puntata del mese di dicembre, ci faremo compagnia fino al 22 di dicembre, insomma qui mancano quattro puntate alla fine di questo 2023 qui su Radiolina per raccontarvi quello che accade al Cuscagliari, non solo alla Duchessa, nella sua casa principale, ma anche nel porno di Vedi Calafati e anche ovviamente a Monserrat, una struttura vicino alla eh, città universitaria. Benvenuti, eh, sono tre fondamentalmente i temi di questa puntata, il basket, Pilates ed Università di Cagliari. Cosa lega eh, questi tre temi? Ovviamente il CUS, perché insomma eh, ne parleremo con attenzione con le nostre eh, ospiti in eh, studio. Eh, vi ricordo quelli che sono i nostri contatti, CUS Cagliari Official eh, sulla pagina eh, Facebook, ovviamente anche sulla pagina Instagram e il sito cuscagliari.it. Eh, partiamo subito con la nostra prima ospite, Giulia Caldaro. Giulia, ciao, benvenuta. Ciao, ciao a tutti. Se vogliamo parlare di basket al CUS, vogliamo parlare insomma di te, del tuo percorso. Facciamo un po' i calcoli, proprio quei calcoli belli della serva, possiamo dire così come si diceva qualche anno fa e eh, sei al tuo settimo anno settimana ufficiale qui a Custi settima stagione, stagione esatto. settima stagione esatto sì. eh, in un campionato diverso rispetto al passato l'abbiamo già detto anche con le tue eh, compagne eh, Sara Sayas e Virginia che sentiremo eh, tra, tra qualche minuto eh, un campionato di Serie B un campionato regionale però eh, do, sa, domani arriva sabato arriva il momento forse più atteso del campionato per caricare un po' di tensione come non vi è mai capitato <ride> insomma, in, questi, in questi anni ovvero il derby contro la Virtus Esatto sì, Beh, sicuramente come dicevi tu quest'anno il campionato è diverso però posso dire che è veramente altrettanto stimolante le partite servono tutte per prepararsi mentalmente, arrivare poi alle partite più importanti forse che sono nella seconda stagione la quale ci auguriamo di raggiungere, domani sì appunto scontro contro la Virtus che eh, sicuramente ha delle ambizio ambizioni molto simili alle nostre e soprattutto una squadra con cui ci siamo già scontrati negli anni, che sono prime in classifica e noi seconde, quindi che... Sicuramente domani dove vogliamo battere, stiamo per andare a sentire la nostra Virginia Salvemme che abbiamo già avuto, appunto, ospite qualche settimana fa, ma che in realtà è una ex ehm, ex Virtus, per cui insomma sentirà magari di più di, di altre la, la gara. In realtà, poi è un, un appuntamento che torna dopo dopo qualche anno, visto anche la retrocessione della Virtus e anche la nostra eh, l'anno scorso, la Virtus invece due anni fa. Eh, al di là di questo, però, com'è la, la squadra? C'è un nucleo importante di ehm, voi, ragazzi, insomma, che siete la. Da, da qualche tempo e che probabilmente eh, deve reggere un po' anche eh, le, le più giovani, eh, però come intanto giocare in questo campionato? L'hanno detto poco fa, è un mm -hmm. campionato diverso. però la, la, la squadra, insomma, c'è comunque. La squadra c'è comunque, e devo dire che anche molto affiatata, sia a livello di integrazione tra gruppo, come dici tu, un po' più vecchio, anche se. Strano chiamarmi vecchia, però è così. Non sei, no, 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 non è, non è diciamo, <ride> ehm, così, avanti con l'età esatto, sportivamente dai, parlando al Cus. Diciamo ecco, così. questo potrebbe essere sì. il modo. Comunque siamo ben integrate anche con le più giovani e questo è sicuramente è un bel punto di forza che ci fa anche avere un clima sereno durante gli allenamenti, eh, perché poi tutto parte dall'allenamento. Eh, ormai le idee anche tecniche e tattiche che ci propone Federico sono idee che conosciamo che abbiamo già provato negli anni e che mh, su cui mh, diciamo lavoriamo giorno dopo giorno e non solo tecnicamente ma anche poi mentalmente perché eh, ci passa anche la fiducia in se stesse la convinzione, queste sono tutte cose importanti per uh, arrivare a qui stai ehm. entrando nel tuo ambito sì, psicologico, eh, tra, tra, un po no. un, tra un po' ci entriamo <ride> però bello. ma andiamo, per, andiamo con ordine eh, buon pomeriggio Virginia Salvemme, ciao Virginia Ciao. ciao, ciao. Allora, eh, mentre ringraziamo il dottor Giuseppe in regia, andiamo a vedere il contributo relativo al, alla sfida tra CUS e Virtus del 2020. Correva l'anno, insomma, sono tre anni fa, eh, il 3 ottobre del 2020, l'ultima sfida al palacus eh, tra, tra CUS e Virtus. Eh, Virginia, eh, ti abbiamo chiamato in realtà anche un po' perché tu sei la, la ex di turno, insomma, sei la, la giocatrice che ha giocato eh, con la Virtus e, insomma, per te sarà una gara importante, credo. Sì, diciamo che un po' di emozione c'è, però io tendo un po' a distaccarmi da vicinanza, ex società, eccetera, quindi comunque voglio entrare in campo eliminando un po' questa emozione che sicuramente c'è. Ecco, eh, ti chiedo un po' com'è il rapporto con, ehm, con le tue compagnie di squadra, in questo caso con Eugenia che è qui insomma nostro, eh, a, a, in, studio, in studio con noi. Eh, sei arrivata quest'anno, eh, quindi insomma eh, hai, hai visto e hai potuto vedere anche un po' ehm, quello che è il clima in squadra? Sì, io mi ritengo molto fortunata per l'ambiente che ho trovato, per come soprattutto le altre, un gruppo che comunque insieme da tanto tempo mi hanno accolto. Eh, indipendentemente, magari, anche da una delia che mi conosceva già da tanto tempo, ad esempio Eugenia è stata mi è subito integrato, è stata super amichevole, super, eh, mi ha reso veramente molto, molto partecipe. Io è una cosa che continuo a dire: una delle nostre forze più grandi in campo, e si può vedere anche dall'esterno, è l'unione che abbiamo, è il non provare nervosismo tra di noi, è il. Non avere mai, cioè, se abbiamo qualche problema, ce lo diciamo subito, senza portare avanti stress o malesseri. Quindi mm -hmm. sono veramente molto grata per il gruppo che ho trovato. Ecco, eh, chiedo invece questa cosa a eh, Eugenia di dire qualcosa in favore di Virginia, mettiamola così, com come si diceva, in, in ambienti, ambienti scout, battute a parte. Eh, Virginia, è appunto, arrivata è arrivata quest'anno, come l'hai trovata? Beh, eh, lei dice che si è integrata e che è stata contenta dell'ambiente che ha trovato, ma noi siamo molto contenti della persona che abbiamo trovato, cioè una persona che si è integrata bene, che rispetta i ruoli, che rispetta eh, le persone e sicuramente... È anche molto divertente e simpatica che quello ci vuole all'interno di un gruppo senza mai appunto sfociare in altro quindi è sicuramente un valore aggiunto una ricchezza dentro e fuori il campo quindi Virginia hai già detto insomma che eh, proverai a entrare in campo senza sentire troppo la pressione eh, delle, de, del tuo, della tua sfida eh, ti chiedo anche a te un po' un bilancio di questa stagione lo dicevamo prima la gara di domani sarà una gara importante al di là del fatto che tu abbia vestito o meno la maglia della Virtus per voi è una gara importante per noi è una gara importante sì. Sicuramente sarà la prima gara veramente stimolante che, abbiamo affront cioè comunque che affronteremo, eh, sarà un po' un modo per capire a che punto ci troviamo e anche sicuramente che cosa dobbiamo migliorare e su cosa dobbiamo lavorare in allenamento. Eh, per quanto sarà sicuramente divertente, sarà divertente giocare con la partita perché forse per la prima volta vedremo il basket un po' più più crudo, dai, eh, esatto, mettiamola così, dai, eh, grazie, Virginia, grazie mille, grazie mille. Restiamo, restiamo con Eugenio, ovviamente, che insomma eh, con cui abbiamo tante cose di cui, di cui parlare. Eh, noi sentiremo la fine puntata come sempre: la nostra Francesca Porcu, per cui eh, che è un po' un'unione in questa puntata tra lo yoga, che è, insomma è con l'Europa di oggi, l'attività sportiva, ma soprattutto anche la parte psicologica. Perché tu da qualche settimana stai lavorando con alcuni dei nostri eh, atleti proprio sulla psicologia dello sport, sul diciamo. Tu a mettere in pratica quello che stai studiando, in realtà. Com'è questa esperienza? Beh, è un'esperienza um, bellissima. Non voglio, voglio essere um, troppo sintetica, dicendo bellissima, ma è una cosa veramente che mi stimola molto, eh, che mi fa entrare in sintonia con gli atleti che mi danno molto, quindi la sento molto arricchente. E, e poi anche stimola un po' la creatività, perché quando poi vai a lavorare con altri sport ti rendi conto che sì, magari di base ci sono certi concetti, anche la gestione della competizione, che possono essere simili al tuo sport. Ma c'è tutto un vissuto personale, una diversità personale, una diversità specifica poi dello sport che ti arricchisce perché ti fa conoscere cose, prendere eh, in considerazione punti di vista diversi, rispettare il punto di vista poi delle altre persone che sono sicuramente altre persone prima che altri atleti e altri giocatori. Quindi è veramente un'esperienza di tutto rispetto, diciamo, rispetto sia delle persone che degli altri sport. e, e della... Disciplina in sé. Parlavi di sintonia. Della, de, diciamo di, di persone che fanno parte dello stesso team. Quanto conta la, la sintonia dentro una squadra? L'avete detto poco fa, forse con, con Virginia. Eh, senza sintonia un po' si rischia di non arrivare a quel risultato, a quell'obiettivo. È eh certo, più l'obiettivo è condiviso, più sicuramente c'è una forza in più per raggiungerlo. Adesso vorrei citare il nostro allenatore che spesso nei discorsi pre partita parla di sinergia, mm. come appunto non l'energia come somma delle parti tra i vari giocatori, ma quella cosa in più, il valore aggiunto del percorrere, del perseguire un obiettivo insieme. E, e fa la differenza veramente, sia in termini di processo, perché tutta la persona lavora per raggiungere, tutta la squadra lavora per raggiungere questi obiettivi, sia in termini di risultato, perché poi il risultato è ancora più gratificante. Ti faccio l'ultima domanda e ti chiedo un po' com'è il cus visto dall'interno. Mi spiego meglio, eh, insomma, tu, hai, tu hai, giochi giustamente, sia la tua stima, settima stagione, ma questa esperienza come eh, diciamo all'interno di questo tirocino di psicologia dello sport. Ti fa vedere anche un po' il CUS dentro, no? C'è quella che è la struttura, quelli che sono i vari sport, quelle che sono anche le varie dinamiche che ci possono essere tra eh, singoli atleti, dirigenti, eh, eccetera. Com'è quindi il CUS? Io credo che il nome di questo programma sia l'emblema del CUS, mm -hmm. Casa CUS, nel senso proprio una casa strutturata perché ha le fondamenta, ha tutte le stanze, ci sono tutti i reparti ben strutturati, ben organizzati, ma al tempo stesso ti dà quella sensazione di casa, di sentirti al sicuro, di sentirti in un luogo protetto e in cui puoi comunque fare le tue cose rispettando tutte le altre persone, se vuoi metterti insieme magari in salotto o se vuoi stare per in camera tua e lavorare sempre sui tuoi obiettivi. Eh su quello che vuoi ecco. mettiamola così che se Casacus è la casa del Cus questo è il soggiorno e Casacus è la casa nostra club house, è un po' la cucina è, insomma ecco è, 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 è quello che è il living no? dove, dove si può stare insieme quindi ricordiamo l'appuntamento domani al 18 al Palacus ai ah, Derby Cus Virtus ovviamente ve lo racconteremo eh, sui nostri canali social come sempre facciamo in questo eh, fine nel fine settimana grazie Gine Caldaro grazie a te eh, io intanto cioè, ci ricolleghiamo con l'università Passo passo arrivare, continuiamo questa eh, puntata di Casa Cuscaia e Radiolina. Lo facciamo con Giovanna Ghiani e con le sue pillole di scienze alimentari. Mi chiamo Giovanna Ghiani e sono una specialista in scienza dell'alimentazione. Oggi vi vorrei parlare del ripristino delle scorte nello sportivo, nello specifico. Quando uno sportivo si allena oppure durante una gara consuma dei nutrienti. Fondamentalmente, il consumo delle, dei nutrienti di uno sportivo è sempre riferito ai carboidrati. Cosa sono i carboidrati? I carboidrati lo sappiamo benissimo. Eh, sono eh, appunto un um, materiale energetico che c'è all'interno del nostro organismo ma anche nella nostra alimentazione. Quindi noi abbiamo come riserva all'incirca un pacchetto da mezzo chilo di zucchero diviso tra fegato e muscoli e durante l'attività fisica, durante l'attività sportiva, noi lo consumiamo. Quindi la prima cosa che il nostro organismo pensa nel momento in cui io smetto di fare attività fisica è che ha bisogno di ricostruire queste scorte. Quindi Dopo una partita che sia di calcio, che sia di tennis, che sia di padel, oppure dopo una gara, può essere una maratona, oppure può essere una gara di bici, eccetera, dobbiamo pensare a ripristinare le scorte di zucchero, quindi eh, rimettere subito dentro dei carboidrati, che possono essere dei carboidrati complessi tipo pane, pasta, riso eccetera, oppure dei carboidrati semplici, quindi semplicemente dello zucchero sciolto in acqua. Alla nostra Giovanna, grazie mille alla nostra Giovanna che insomma ci racconta ogni, fine setti ogni settimana eh, qualche pillola di ehm, scienze alimentari La vera domanda che io faccio alla nostra eh, prossima ospite, eh, Yuna Makmudova Esatto. Bellissimo, ha zaccato il cognome, complicatissimo, sono uno più felice del mondo, benvenuta, ciao, eh, sarà, insomma, ci porterà nel mondo del Pilates, lo farà da, da lunedì eh, con il corso eh, fitness che inizierà proprio al CUS, 8.30, 9.30, 13.30, 14.30, lunedì, mercoledì e venerdì, eh, eh. martedì e giovedì invece? 18.15, 19.15. Perfetto, quindi io mi ricordavo in realtà gli orari, eh. insomma ero, ero, ero già pronto. Eh, eh, insomma, eh, con, con te ecco, ci eh, raccontiamo un po' che cos'è il Pilates e, e questo lo facciamo piano piano. Intanto partiamo dal nome che ho scoperto okay. solo dieci minuti fa, devo essere sincero, arriva dall'inventore di, di questa tipologia sì. di sport. Sì, Joseph Pilates, eh, Che è la prima scuola è nata nel periodo dopoguerra in America. Joseph Pilates eh, è stato, diciamo, un luminare, nasce come una persona che ha avuto grandi difficoltà all'inizio da bambino fisiche mh, mh che Lui, andando avanti con lo sport, ha provato veramente tante discipline, è arrivato, è arrivato a creare questa scuola di Pirates in America. Ecco, che nasce insomma, in un quartiere a New York abbastanza prestigioso. I primi, e, diciamo, i suoi clienti, i suoi allievi sono stati principalmente gli atleti. E i ballerini mm -hmm. e, e dopo diciamo in seguito tutte le persone ecco anche che non appartengono al mondo dello sport però come ti dicevo anche io prima accennando insomma del mondo di pilates ehm, nasce come una disciplina per gli atleti come recupero ecco perché viene spesso ecco incrociata con altre discipline anche a livello agonistico come recupero e soprattutto non solo recupero ma anche potenziamento, uh -huh. potenziamento e, um, della muscolatura che aiuta tantissimo poi ad arrivare ai risultati molto molto maggiori. Quindi diciamo che è importante anche avere questo tipo di ehm, diciamo di, di, di corso all'interno dell'offerta eh, sportiva dei CUS che serve ovviamente sia agli esterni che anche esatto. ai nostri atleti che possono così trovare un modo diverso anche per provare ad allenarsi. diciamo Prima. Esatto, no, infatti ehm, diciamo che eh, inserendola nel mondo del CUS è soprattutto indicato tra virgolette ecco, perché è, è soprattutto consigliato agli atleti ecco mm -hmm. perché comunque eh, la muscolatura in base a, allo sport che facciamo soprattutto se uno sport agonistico come, come potrebbe essere la preparazione atletica che tende un po' a contrarre i muscoli. Invece con Pilates noi andiamo a, a sciogliere muscolatura, a darle maggiore elasticità e rafforzare e prevenire soprattutto eh, uh, poi le rotture ecco. perché nasce come prevenzione ma anche eh, può essere anche molto adatta alle persone post intervento post rotture eh, che aiutano ecco, a ricreare diciamo il uh, Ehm, la muscolatura e potenziarla e mentre andiamo a vedere insomma alcune immagini dei Pilates che abbiamo beccato su YouTube ovviamente sono eh, dei, dei, dei corsi che online non c'è niente di tuo in giro per i social questo abbiamo trovato <ride> difficoltà quindi abbiamo insomma beso, eh, questa nostra eh, insomma tua collega eh, così come abbiamo detto per lo yoga ci sono diverse tipologie di Pilates l'abbiamo già detto ma in realtà la tua passione come nasce per il Pilates allora la mia passione per lo sport in generale nasce da, 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 da quando quando ecco, ero veramente piccola, ecco, ho iniziato con la danza, con più tipi di danza, da classica, poi sono passata alla moderna e poi mi sono affacciata nel mondo del fitness. Ecco. Parallelamente, eh, facevo anche la, la danza del ventre, step aerobica, ero veramente sempre. Mm, Uh, sempre molto sportiva, ecco, e anche a livello agonistico. E quando sono arrivata in Italia eh, mh, ho proseguito con la preparazione atletica a livello mh, abbastanza intensivo, infatti che mi ha creato insomma due piccoli incidenti, uh -huh. e mi sono bloccata con la schiena e la dottoressa mi ha detto cosa vogliamo fare, vogliamo arrivare con le ernie uh, verso 30 anni oppure vogliamo mh, insomma andare a rilento ed è lì che ho iniziato ad avvicinarmi al pilate, al yoga. e Pilates è stato diciamo il mio punto principale perché è anche scientifico ecco come la preparazione perché parti dalla conoscenza del corpo, dalla conoscenza insomma da tutto il funzionamento dei, dei muscoli e, ed è per quello ecco è stata la scelta per Pilates. Noi tra poco andremo a vedere anche la sala fitness ma la vedremo dopo perché eh, anzi facciamo così vediamo adesso la sala fitness così la, la vediamo un po' ricordiamo quello che è il nuovo eh, spazio insomma è al sopra casa CUSS. Eh, con la, la vista verso ecco, i campi e quindi anche un bello spazio eh, utilizzato tra l'altro anche da la nostra eh, flow eh, per lo yoga quello diciamo appunto è un, il nuovo luogo in cui eh, si fa dell'attività sportiva tra l'altro ricordiamo oggi l'open day eh, di yoga alle 17 con la nostra eh, flow eh, ma la domanda che io vorrei fare al nostro prossimo ospite il professor Coco buongiorno Buongiorno. Allora, lei eh, diciamo è un po' Daniele Coco, presidente della eh, facoltà di ingegneria e architettura dell'Università di Cagliari. Le faccio una domanda un po' scherzosa. Ha fatto Pilates in vita sua? <ride> no. No? Di sicuro? Guarda, Io... puoi iniziare. Noi iniziamo il lunedì, eh? <ride> Va bene <ride> Tanto è nei diciamo, paraggi lei, per cui insomma, è, diciamo che, che non, non, non trova scomodo arrivare al CUS eh, sì. Battuti a parte, il professore insomma, ci, ci racconta un po' eh, quello che è il, eh, insomma, è il progetto che vede unica coinvolto nel corso di ingegner ingegneria navale, giusto? È giusto, sì Si tratta di una, di una novità assoluta per la nostra facoltà per il nostro Ateneo ma per l'intera Sardegna perché stiamo parlando di un corso di ingegneria navale la cui sede sarà Olbia quindi un corso di laurea interamente erogato eh, nella città di, di Olbia e si tratta di una, di una novità assoluta perché i corsi di laurea di ingegneria navale in Italia li abbiamo solamente a Trieste a Genova e a Napoli, poi con anche un altro corso alla Spezia. Quindi insomma è un progetto abbastanza, se vogliamo, ambizioso e impegnativo, però sul quale l'Ateneo sta puntando molto e sul quale crede, crede fortemente. Insomma. Ecco, tra l'altro il progetto che avete presentato nei, nei giorni scorsi, con la conferenza stampa. Eh, a breve insomma, vediamo alcune immagini anche della conferenza, sta preparando la nostra eh, prossima ospite. Eh, è un'offerta formativa, quella che insomma, arriverà in, in questo, eh, diciamo, parte del, del percorso che andrà a arricchirsi con la magistrale eh, per la quale insomma, Ateneo ha eh, contatti con diverse università. Le chiedo anche un po' ehm, l'importanza di questo tipo di collaborazioni con università che sono, diciamo, eh, non, non caglieritane, anche insomma da parte alta la Sardegna e Olbia non, non parliamo di, di zone molto, molto lontane però eh, ecco è importante forse per noi fare rete per noi come Unica fare rete beh assolutamente diciamo che è fondamentale nel, nel mondo d'oggi eh, oramai non esiste uh, un ateneo che in qualche modo uh, operi in, uh, in completo isolamento non è proprio, non è proprio certo. pensabile quindi Sicuramente soprattutto per questo nuovo eh, corso di laurea noi eh, attiveremo tutta una serie di, di collaborazioni con, con Atenei con i quali dicia, diciamo abbiamo delle, eh, delle attività e delle collaborazioni da, eh, da tanti anni. Eh, però la, la nostra idea è di costruire, di contribuire a costruire eh, a Olbia proprio un polo eh, universitario incentrato sulla, sulla nautica. Io volevo solo dare due, eh, due, due. numeri. Sì. Il eh, comparto della, eh, della nautica, diciamo allargata poi anche alla portualità turistica, in Sardegna conta oltre 2.000 imprese, mm -hmm. oltre 10.000 occupati e quasi 2 miliardi di, eh, di fatturato. Beh, il 40% di questo fatturato e di questo... Eh, diciamo, di queste imprese sono nel nord est della, della Sardegna, quindi ecco perché Olbia, perché lì c'è una grandissima domanda di eh, figure eh, professionali specializzate in, eh, in quel settore, il settore della cantieristica navale, soprattutto quella da di Porto, è veramente molto forte e in grandissima espansione nel nord est della, della Sardegna, quindi è assolutamente eh, fondamentale offrire delle opportunità per eh, consentire poi ai nostri ragazzi di, 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 di stare qui, di certo. stare in Sardegna eh, insomma, e contribuire ecco, alla, allo sviluppo di quest'isola. Professore, grazie, intanto le, le ricordo insomma, che noi ci vediamo due volte all'anno, un po' come i parenti a Natale. Quindi, insomma, <ride> aspettiamo per Atene Ica certo. nei prossimi mesi. Adesso, telefonicamente, come abbiamo chiesto, sentito il professore qualche giorno fa, ci siamo detto, ci, ci vediamo due volte un po' come fanno i parenti, appunto, nelle feste comandate. Ecco, però ci certo. vediamo forse un po', un po' meglio dei parenti. No, scherzo, ovviamente. Ci vogliamo sì. molto bene, esatto, sì. esatto. <ride> grazie, professore Nelcocco, Cocco, grazie, grazie. mille. Buon Vedo, buon intanto, prima di andare da nostra da Francesca Porco che è già collegata con noi, ehm, Jura Tu in realtà hai un Collegamento con il cus perché hai un così. Tua figlia ha giocato con noi? Sì, sì. Ho una figlia di 13 anni che ha giocato per 4 anni eh, con voi, ha fatto pallavolo. Ecco, adesso siamo a età transitoria perciò insomma eh, andiamo lì dove portano le amiche e cambiamo e tutto il resto però insomma Cus lo conosco bene ho tanti amici che hanno i figli lì che anche le mamme ecco poi di conseguenza che fanno eh, nel frattempo che aspettano i figli e fanno attività fisica con voi conosco anche chi fa il Corso di gioco no, di scherma? Di scherma okay. Sì, sia grandi sia piccoli. Quindi, quindi conosci il mondo del cus. Conosco bene il mondo del CUS. Beh, sì. Quindi, diciamo, in se Marcelli, la nostra ospite sì. è perfetta, mettiamola, <ride> mettiamola conosco, così: stimo, e insomma, sono veramente lusingata, contenta, felice di iniziare il, uh, il corso con voi da e da voi. Quindi, ovviamente lunedì ricordiamolo. Ma c'è in realtà in un altro corso fitness che è iniziato qualche, il mese scorso, che vede già una adepta nella nostra eh, Francesca Porco. Ciao, Francesca, benvenuta che è diventata una adepta di you, di, eh, di flow, insomma, della dell'altra, dell di chi segue il corso di yoga. Ci racconti un po', ecco, come hai fatto a diventare un'adepta di di flow, cioè quanto, quanto è importante per voi anche per te in questo caso fare yoga e in generale, insomma, inserire poi nella tua preparazione sportiva un altro corso al KUS? Allora, sicuramente è importantissimo, importantissimo inserire, inserire anche, anche insomma quest'altra pratica, quest'altro sport nel cus. Ci mancava, onestamente. Quindi quando ho avuto questa notizia mi sono subito buttata a capofitto, ho iniziato insomma, appena è stato possibile. Ma insomma, poi è un, una tipologia di sport che in uno sport come il tennis è molto utile perché aiuta veramente a entrare in contatto con il proprio corpo, con tutte le parti del corpo, ma anche con, con la respirazione, quindi fondamentale anche nella, nella ripresa all'interno magari di un match o anche di un allenamento, ma anche nella gestione poi delle emozioni. Quindi, insomma, anche dal punto di vista mentale, eh, penso che sia molto importante. Tra l'altro insomma, tu, il, il tuo, la tua presenza qua è ovviamente per la quantità di tennis ma anche un po' il collegamento tra lo yoga, Eugenie, insomma i tanti punti ecco, del, del nostro, nostro curso in, in questo caso. Eh, ti chiedo di raccontarci un po' invece il fine settimana sportivo del tennis. Allora quello appena concluso, quello passato, ha visto solo la squadra scendere in campo, ha riportato un'importantissima vittoria che insomma, gli consegna eh, il primo posto in classifica la nostra squadra maschile, mentre un altro stop per la squadra femminile, abbiamo un altro weekend di pausa prima dell'ultima di campionato, mentre nei campi di Saduchessa, questo weekend scenderanno solamente i nostri pro di eroi della, della squadra B, che sfideranno invece il TC Serramanna, quindi come sempre rinnoviamo l'invito a venire a sostenere i nostri giocatori. Nel, nel weekend, quindi la domenica, questa domenica mattina, ricordiamo tra l'altro che è uno dei due appuntamenti che gioca in casa, perché poi le altre gare saranno praticamente tutte in trasferta. Grazie, Francesca Porcu, grazie mille. A voi, buon pomeriggio. Andiamo con ordine perché abbiamo un po' di cose da raccontarvi. Abbiamo non troppissimo tempo. Andiamo a vedere il video della Ride for Woman. Che speriamo non abbia audio. Vediamo pure, caro Ecco qua, perfetti, siamo liscissimi eh, Evento, insomma, della settimana scorsa. tanta partecipazione a questa corsa dedicata al 25 di novembre, giornata dedicata appunto contro la violenza sulle donne. Ci aiuta in realtà a lanciare anche un po' quelli che sono i prossimi appuntamenti al Cuscaglieri. Per cui, insomma, dalla, da. Dal 5 all'8 eh, è in programma la Cagliari No Limits, decima edizione, quindi insomma la polisportiva Olimpia Ollus sarà eh, organizzatrice di questo torneo di calciacinque 5, di cui racconteremo ovviamente eh, il, il meglio nella prossima puntata eh, di eh, Casa Cus. Salutiamo il nostro Carlo Magia che sempre eh, insomma, ci racconta sempre quelle che sono le sue iniziative e i suoi eh, progetti. Domenica eh, un altro collegamento in realtà tra Cus e la e anche la eh, Cagliai Respira, arrivata al quindicesimo anno. Tra le protagoniste eh, ci sarà anche... La nostra Claudia Pin, e qui andiamo a vedere un po' la nostra Claudia, premiata eh, con eh, il premio eh, Femina 2023, segnato da Col Diretti Donne e Impresa. La motivazione è questa: donna di sport, sempre pronta a superare ogni suo limite nella disciplina, è protagonista in Italia e nella ribalta internazionale. Con Costanza edizione raggiunge sempre nuovi traguardi dimostrando che lo sport non ha confini. Questa è la motivazione della nostra mezzofondista, premiata appunto con il, con il premio. Assegnato da eh, Col diretti, Donna e Impresa, in chiusura vi ricordiamo quelli che sono eh, gli appuntamenti sportivi di questo fine settimana: tante gare. Eh, domani, insomma, dalle quadre, dalle, si parte alle 16 con il calcio a 5 eh, maschile, poi si va avanti eh, con, con il femminile sempre alla stessa ora. Eh, entrambe gare eh, in casa: eh, il maschile a il femminile a eh, quarto trasferta eh, a eh, Porto Torres per la C femminile di eh, Volley, gara appunto in casa del nostro amato Basso alle 18 al Palacus contro la Virtus in questo derby le ultime due sfide invece di domani sono la 16 maschile di volley impegnata a Cantelli e la A3 di volley impegnata a San Lazzaro di Savena, quindi in provincia di Bologna. Domenica due gare per il Cus, la campionato di promozione di calcio in trasferta contro Arbus Costa Verde e poi appunto la sfida del tennis contro TC Seramana nostra squadra B che gioca in eh, quarta serie eh, maschile ricordiamo tra l'altro degli altri appuntamenti anche il, la stand up comedy oggi con eh, Acora, per cui il nostro eh, Sissi il protagonista della serata di oggi nello spazio appunto a Casa Custa, il nuovo spazio eh, realizzato eh, per ehm, ecco, fare qualcos'altro che non sia attività sportiva ma sia comunque aggregazione ma sia comunque eh, ecco, passare una serata eh, diversa anche ovviamente a eh, Casa Custa, la nostra è ancora qua, ricordiamo l'appuntamento per il tuo corso di Pilates? Lunedì, mercoledì e venerdì. Uh... 8 e mezzo, 9 e mezzo, lunedì e mezzo due e mezzo. E martedì e giovedì 6, e un quarto, sette e un quarto. Vi eh. aspetto numerosi. Numerosi, <ride> se avete insomma qualche dubbio, c'è sul nostro sito, Cuscali.it eh, scorrete sulle news. Ovviamente c'è eh, anche la spiegazione di questo nuovo eh, corso fitness. I nostri appuntamenti sono sempre gli stessi. Fine settimana ve lo raccontiamo sui nostri canali social, Cuscagli Office, su Facebook e su Instagram. Eh, grazie, al nostro Giuseppe. In regia, un saluto da parte di Andrea Matta, Casa, tornata sette giorni. Radioline e il Cus Cagliari hanno presentato Casa Cus.